Dov'era il tizio che mi ha detto che eravamo nel regno di Hyrule? Mi servirebbe un cavallo, solo che non ho la sella. Ah, eccolo. Vabbè, un pochino prima, ma vabbè. Spero di non incontrare mostri. Andiamo. Spero di non incontrare mostri. Spero che mi chieda qualcosa di più facile della pelle. Tipo del ferro. Toc toc. Ma sei impazzito? A quest'ora? Scusi, scusi, non volevo disturbarla, ma possiamo cambiare? La pelle è un pochino facile. Allora trovami nel ferro. Quanti? Un blocco. Ah, allora va bene così, perché io ce l'ho. Come faccio a entrare? Mettilo nella scava un buco. Fa una finestra. Ok. Tenga. Grazie. E adesso vai. Ok. Aspetta, allora ti dico. Benvenuto nel re. Allora, questo è il regno di Ai. Ok? E tu sei uno dei sette viaggiatori. Viaggiatori? Tutti gli altri sono andati incontro alla morte perché hanno provato a sconfiggere il primo ordine, Ender Dragon? Quindi io sarei uno dei viaggiatori, quindi. Scusa, non ti posso più dire niente. Allora, questa volta mi devi trovare del carbone. Ok, tanto semplice. Sta diventando notte, non vorrei che spawnassero dei mostri. Vabbè, prendo della legna. Tizio non sa che fatica ho fatto per trovare il carbone. Meno male che l'ho trovato. Andiamo dal tizio perché mi doveva dare una cosa. Però non lo so. Pronto? Oh, sei già di ritorno. Ti volevo ringraziare per il ferro. Ti volevo dire che ce l'ha il carbone? Soltanto questo? Certo che ce l'ho. Tenga. Senti, avrei bisogno di un diamante. Ah, non c'è problema. L'ho trovato uno, vicino al villaggio. Ok, grazie. E adesso servo a darti una cosa, una divisa. Wow, una divisa. In che cosa? In pelle, che ti trasformerà. Wow, in che cosa? Wow, non è così tanto carina. Signore? Questa è la tunica dell'eroe. La tunica dell'eroe è molto saggia e ti proteggerà. La tunica dell'eroe ce l'ha ogni eroe, ma buona fortuna. E goditi i tuoi anni di Swire. Wow, ma io devo tornare a casa. C'è un cane e un gatto che mi aspettano. E come si chiamano? Ben fatto e Billy. Il tuo viaggio incomincia adesso. Cosa? Tieni. Grazie per la mappa. Meno Buona fortuna. Esplora qualche. Ho una missione per te. male. Oh, davvero? Ci sono un paio di condotti fognari qui da qualche parte. Vorrei che tu li andassi a esplorare e prendere un po' di materiale e ripulirli. Ok, come vuoi tu. Wow, mi sembra così strano quel tizio. Mi sembra se avesse fatto qualcosa di cattivo. Non lo so, mi sa tanto di razzista. Vabbè. Andiamo a esplorare i condotti fognari. Devono essere questi i condotti fognari. Benvenuto. Tu
Chi è che parla? Sono un nobile viaggiatore. Benvenuto ai condotti fognari. Oh, oh, oh! Voglio che te... avvicinati. Mi sembra così strano questa voce. Io esco. Dove vai? Ritorna. Ok. Dove sono? Dove sono? Dove sono? Perché la roba si è spostata tutta là? Salve. Oh, 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 chi è che ha parlato? Io sono la principessa di questo regno. Sono Hyrule. Sono la principessa. Quale principessa? Mi chiamo Hyrule. Io ho fatto questo regno. Ma sì, ma dove sei? E dove sono? E perché mi avete portato qua? Tu sei uno degli eroi. E perché c'ho la tunica degli eroi? Perché tu sei stato scelto dagli dèi. I dèi. Il primo a sceglierti è stato Notch. Notch, il creatore di... il creatore... Notch, mio padre, che ormai ci ha lasciati, ti ha scelto. Ti aveva scelto da quando eri nato. E quindi devo salvare il mondo, devo fare qualcosa. Sì, puoi tornare in superficie. Ok, ma come faccio? Buona fortuna, eroe. Salva il regno di Hyrule dal malvagio drago. Ok, lo farò. E oh, che cacchio. Hyrule. Pensavo che era soltanto una leggenda. Pensavo che era una leggenda zeldaliana. Ma torno dal signore e gli dico che ho incontrato una principessa.